E non poteva tornare in Italia quando era più giovane? Non potevo e non volevo. Ha mai sentito parlare di Mauro Bellandi e Loriana Annunziati, dei concubini di Prato? No, chi erano? Beh, un concubino ero io, Mauro. La vuol sentire la storia oppure deve partire? No, sì, devo partire, ma non c'è fretta. Racconti, la prego. Dunque, Prato, estate 1956. Allora, che facciamo? In che senso? Vuoi sposarmi o no? Sì. Te Ci sposiamo in comune allora? Non l'ho detto che va bene, in comune va bene. voglio ripensamenti. Non ci saranno. La mia fidanzata è d'accordo. Lei è coraggiosa e mi vuole bene. Ci sposeremo in comune. Chi si sottrae al sacramento del matrimonio è fuori dalla chiesa. Non devo forse dirlo questo? Non sono forse un vescovo? Un fatto inaudito secondo alcuni, un fatto di civiltà secondo altri. Per i primi il matrimonio è tale solo in chiesa, gli altri ricordano che il matrimonio civile è previsto dalla Costituzione. Il vescovo Fiordelli, saputa la decisione dei giovani sposi, lancia l'anatema e invia al parroco Ajazzi un terribile scritto, dichiarandoli concubini, anche perché lei è cattolica. L'ideologia di Mauro gli impedisce di sottomettersi a un rito di una religione a cui non crede. Non è un qualunquista. La ragazza, pur cattolica, è convinta a sposarsi civilmente. Lo fa per amore. Io non so immaginare la vita di questi miscredenti senza Dio. La loro vita è triste, ma non lo sanno. Porta la lettera in tipografia, la mettiamo nel prossimo bollettino della parrocchia. Che la leggano tutti i fedeli, che sia un monito per tutti i giovani. In casa di Mauro e Loriana, qualche giorno dopo il matrimonio, un ragazzo suona alla porta. Devo consegnare questa lettera alla signora Loriana. Dentro c'è il bollettino della parrocchia. Dammi, sono io. Ecco, c'è uno scritto su di lei, lo deve leggere. Lo sanno tutti, Loriana mia. Sono venuta proprio per avvisarti. La lettera del vescovo che c'è lì, l'hanno letta il giorno delle vostre nozze, a tutte le messe. E non si parla d'altro in giro. Tu non ti arrabbiare con me, io te lo dico perché ti voglio bene, no? Per metterti in guardia. La faccenda si complica! Chi avrebbe creduto la dolcezza d'amore in amaro cambiata nel giro di una luna? È incredibile! Pubblici concubini! Ma noi siamo regolarmente sposati! Come si permettono? Noi siamo regolarmente sposati! Entrambi i giovani si sentono offesi. Il loro è un matrimonio sancito dallo Stato, non sono concubini. Denunciano il vescovo e il parroco. Ci fu il processo contro il vescovo e io non potevo nemmeno andarci, ero a letto, soffrivo molto. Guardi che tutta l'Italia ne parlò anche fuori. In un primo momento il vescovo fu condannato, poi invece in appello fu assolto perché, è chiaro, ci furono delle pressioni.